Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Io sono Tato, questo è un canale in cui si parla di svapo, che è il migliore modo ad oggi per smettere di fumare. Non sono un medico, in questo video non darò consigli medici, bensì condividerò insieme a voi le mie esperienze che mi hanno permesso di smettere di fumare e di abbandonare le puzioni. Oggi siamo in casa Wupu, faccio una piccola premessa. Mi dispiace, ahimè, perché mamma Wupu aveva chiesto a tutti noi recensori di uscire entro il 15 gennaio. Io sono in ritardo, come sempre. Oggi parliamo di due nuovi prodottini, due nuove pod mod della stessa Wupu. Oggi parliamo di queste nuove versioni delle Vinci, la Vinci Royal Edition, che è questa qui, e la Vinci Q. Poche le differenze tra le due, anche il prezzo si discosta di poco tra la Royal e la versione Q. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e scoprire insieme a me se finalmente la stessa Wupu è diventata talmente matura da riuscire a portare sul mercato italiano due prodottini per un perfetto tiro MTL, un perfetto tiro di guancia. A dopo! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. E questo è il packaging rispettivamente della Vinci Q e della Vinci Pod Royal Edition di casa Wupu. Andremo a vedere subito la Vinci Pod Royal Edition e all'interno della confezione troveremo scatolina di colore nero contenente piccolo manuale di istruzione in tutte le lingue. Andiamo a trovare italiano, sicuramente mi serviranno gli occhiali. Li vado a mettere. Ne vediamo subito le caratteristiche. Dimensioni 24x14x93 mm, una batteria da 800 mAh integrata, potenza massima 15 W, tensione di uscita che va da 3,2 a 4,2 V, ricarica 5 V, 1 A Type-C, il range in lettore di resistenza va da 0,6 a 3 Ω e la pod ha una capacità da 2 ml. Andiamo a vedere cos'altro dice. Se la spia è verde, la carica della batteria interna non sostituibile sarà superiore al 60%, se la spia è blu sarà dal 20 al 60%, se la spia è rossa, quindi il LED è rosso, sarà inferiore al 20%. In carica il LED lampeggerà continuamente, quando è completamente carica la spia è di colorazione verde. Il LED ci indicherà anche i malfunzionamenti della stessa pod. Ha un cutoff di 8 secondi, ha la protezione a cortocircuito, a batteria scarica, da sovraccarico, da sovratemperatura e da sovracorrente in uscita. E qui Wupu, così come dico nei video, lo scrive anche nel suo manuale di istruzione, quando si usa il dispositivo si può notare occasionalmente della condensa del liquido all'esterno della cartuccia. La legge fisica stabilisce che la nebbia si atomizzi e poi si raffreddi per formare condensa, è inevitabile. Nell'uso quotidiano la carta bagnata può essere usata per pulire la giuntura tra l'atomizzatore e la cartuccia per evitare un difetto di connessione tra la cartuccia e il dispositivo. Quando una piccola quantità di condensa si trova all'interno del dispositivo durante l'uso, in questo caso nella pod, si consiglia di estrarre l'atomizzatore, invertire il dispositivo e farlo oscillare per alcuni secondi, quindi la famosa tecnica del termometro. Manuale non tradotto benissimo, ma come sempre vi consiglio di darci un occhio. Cavetto USB Type-C per la ricarica, una seconda pod perché una arriva premontata, andiamo ad aprirla insieme, coil a mesh contenuta all'interno della pod, coil non sostituibile da 1,2 Ω. Qui troviamo i due contatti che attiveranno la stessa coil all'interno della pod, il foro centrale che alimenterà dell'area necessaria alla stessa pod.
Ed eccolo il pezzo forte di questa collezione fatta in lega di alluminio. Questi sono degli intarsi fatti a mano, così dice WP scritta Vinci. Abbiamo sei diversi tipi di intarsi, sempre fatti a mano, così come vedete in sovraimpressione. Qui troviamo questi forellini in cui ci sarà incastonato il LED che ci darà la carica della stessa batteria interna e i malfunzionamenti della stessa. Sotto troviamo la presa Type-C per la ricarica, vi ricordo ricarica 5 volt 1 ampere, si ricarica all'incirca in 1 ora e 10 minuti. Su questo lato troviamo il foro di alimentazione necessario alla coil per funzionare. Su questo lato troviamo questo selettore che ci permetterà di andare ad aprire o chiudere il tiro. Ragazzi, è fatta veramente veramente bene. Sopra troviamo la pod da 2 ml che è tenuta in sede grazie a questi incastri, non ha nessun magnete di tenuta, e sulla mod troviamo i due contatti che permetteranno di attivare la coil e quel pirulino che permetterà l'attivazione automatica, perché vedete non c'è nessun tasto in quanto non è possibile né spegnerla né accenderla, perché si attiverà solo ad attivazione automatica. Una delle due pod l'avevamo già vista, che la vado a prendere subito, che è quella che arriva con la coil da 1.2 ohm, la pod premontata invece alla coil da 0.8 ohm. Entrambe sono delle coil a mesh. In questo caso vi farò vedere, per andare a fare il refill ce la riposizioniamo sulla nostra mod. In questo modo la incastriamo e poi andremo semplicemente a stappare così e andremo a fare il refill da questo forellino. Qui questa è arrivata già aperta, però nel momento in cui la linguettina ve la ritroverete chiusa in questo modo, andrete a stapparla così e andrete a fare il refill. Come vedete in sovraimpressione, le vecchie versioni di queste pod, perché questa è compatibile con la versione della Drag Nano, le vecchie versioni, vi dicevo, avevano il refill che si faceva invece sul lato. In questo caso il refill viene fatto senza andare a togliere la pod, e in più, essendo trasparente, potremo andare a verificare di volte a volte il liquido restante all'interno della stessa pod. Quindi, aperta questa, andiamo ad aprire anche questa in questo modo, quella da 1.2, e su entrambi andremo a utilizzare due dei quattro liquidi distillati di casa Hazard, i nuovissimi. Su quella da 1.2 andremo a utilizzare il 10.000, che è questo qui. Vediamo come esce fuori, quindi pod da 1.2, spostiamo in questo modo e andremo a fare il refill. Fatto questo, tappiamo, rimettiamo il suo drip tip, così. Andiamo a prendere invece quella da 0.8, che arriva già premontata. E qui utilizzeremo il Dianda di Giove, in versione sempre distillata, quindi versione super pulita, fatta proprio per gli atomizzatori con coil prefatte per le stesse pod. Fatto il pieno anche qui, andiamo a chiuderlo in questo modo, riposizioniamo il drip tip facendolo incastrare, e qui la stessa WP ci consiglia di aspettare dai 3 ai 5 minuti, ma se avete già seguito i video basterà andare a fare dei tiri a secco fin quando non sentirete che la coil all'interno della pod si sarà impregnata per benino del liquido che state utilizzando e potrete subito utilizzarla azzerando i tempi di attesa. Detto questo, vi farò vedere anche la versione economica. E nella confezione economica della Vinci Q troveremo il manuale istruzione, che noi come al solito andremo a leggere per vedere subito le caratteristiche. 25x15.7x96 mm le dimensioni, arriva a 15 watt, una batteria integrata a 900 mAh, invece la Royal Edition da 800 mAh, ricarica 5 volt 1 ampere, la capacità della pod è da 2 ml. Quindi anche qui, se vi va, dateci un occhio. L'immancabile cavetto USB Type-C per la ricarica e naturalmente la Vinci Q, fatta in materiale plastico con questa texture molto piacevole al tatto. Qui troviamo subito anche il tasto per l'attivazione, l'accensione e lo spegnimento. Sul lato non troviamo nessun selettore, bensì due fori di alimentazione dell'aria, quindi il tiro non è regolabile. La presa Type-C è posizionata qui sul lato. Sotto
Gene, perché ci ricorda che anche questo prodottino è gestito dal Gene Chip, la POD compatibile naturalmente sia con la Royal Edition sia con le vecchie versioni della Drag 2 Nano, della Vinci, così come vedete in sovraimpressione, e questa arriva con una sola POD con coil da 1.2 ohm. Per il resto non cambia nulla. Così come sull'altra versione, anche su questa la pod premontata avrà questo adesivo, che nella macro precedente non vi ho fatto vedere, che andrà tolto per far sì che funzioni e si attivi. Riposiziono la pod in questo modo, vado a prendere la Royal Edition per mettervele vicino. Vedete, sono molto molto simili, forse la versione Q è leggermente più cicciotta, però ragazzi sono due classiche pod. Qui la differenza, così come vedete in sovraimpressione, si nota in termini di peso, perché questa è fatta in lega d'alluminio, questa è in questo materiale plastico. Andiamo a sostituire le pod, così vi faccio vedere anche come si accende. 1, 2, 3, 4 e 5 click ed andiamo ad accendere. All'interno del tasto è posizionato questo LED che ci indicherà la carica della batteria e gli eventuali malfunzionamenti, e in più avremo attivazione automatica o attivazione col tasto 1, 2, 3. Non potremo andare a disattivare il tasto, utilizzarla solo in automatico, questa è una pecca di tutte queste pod. Ahimè, adesso non ci resta che andare a posizionare anche questa. Ecco, in questo modo, vi dicevo, non ci resta che andare a fare due, o meglio quattro tiri insieme e scoprire cosa penso di questi due nuovi prodottini di casa WPU, Vinci Royal Edition e Vinci Q. E non ci resta che andare a provare questi nuovi due prodottini di casa WPU, Vinci Royal Edition e Vinci Q. Il prezzo, partiamo subito dal prezzo. Vi dico che andando a googlare un po' in giro ho visto che il prezzo si discosta tantissimo. In pre-order addirittura si trovano anche a 20-25 euro, su alcuni siti stranieri a 40-45 dollari. Fatto sta che la differenza di prezzo tra i due prodottini si discosta di 5-6 euro. Parliamo subito della Vinci Royal Edition, questa pod mod fatta in lega d'alluminio, il cui peso si fa sentire, con una batteria interna di 800 mAh, che arriva in dotazioni con due pod in cui la coil è preinstallata, e vi ricordo che non può essere sostituita. Quindi nel momento in cui la coil si esaurisce, perché non darà più la resa che a voi soddisfa, dovete andare a sostituire per intero la pod, e non potete sostituire solo la coil e la resistenza al suo interno. Pod da 2 ml che, grazie alla batteria da 800 mAh, vi regala un'autonomia di 4-5 ml, quindi potete fare dalle 2 alle 2 pod e mezzo, a seconda se utilizzate la pod da 0,8 o la pod da 1.2 ohm. Pod che l'avevamo già visto sulla Drag Nano 2, con delle coil che funzionano bene. Entrambe le pod mod sono destinate per un tiro MTL, non riuscite a fare neanche un flavor ristretto, secondo me non è soddisfacente. E proprio perché parliamo di resa aromatica, la differenza tra la pod con coil da 0,8 rispetto a quella con coil da 1,2 sta nel tipo di liquido che utilizzate. Sulla coil da 0,8 andate benissimo con fruttati e cremosi, con la pod da 1.2 potete utilizzare dei tabacchi naturalmente idrolati, così come ho fatto io, i nuovi di Casa Hazard ci stanno benissimo, e lì ho notato che il 10.000 sulla 1.2 sta bene, esce bene per essere comunque sempre tutto sommato una pod mod a coil prefatte, e invece l'Ianda di Giove l'ho gradito un po' di più sulla 0,8. Differenza anche lì, qui avremo la possibilità di andare, grazie a questo selettore, ad aprire o chiudere l'aria, restando sempre nel tiro MTL, restando sempre nel tiro di guancia, e con la coil da 0,8 ho preferito tenere praticamente il selettore tutto aperto. Ma andiamo a vedere, innanzitutto qui c'ho la coil, appunto la pod da 0,8, vado ad aprire tutta l'aria in questo modo, quindi foro lo lascio libero, e naturalmente lascio libero anche questo, non vado a tapparlo con il dito, e questo è il tiro che ci regala.
un buon tiro MTL, veramente un buon tiro MTL anche con il selettore tutto aperto. Qui non abbiamo nessun tastino, quindi questa non deve essere spenta, non deve essere accesa, e nel momento in cui la ricaricate è pronta per essere utilizzata. Su entrambi i prodotti, ve lo dico subito, la cosa che non mi è piaciuta è che ha una ricarica, la stessa WPU dice da 1 ampere, in realtà la batteria al suo interno si ricarica all'incirca in 1 ora e 1/4, 1 ora e 20. Ho fatto qualche test, 1 ora e 1/4 per questa da 800 mAh, 1 ora e 20 per questa da 900 mAh. Ma la cosa che più mi dà fastidio è che hanno tolto la funzione pass-through. Quindi nel momento in cui la state ricaricando non potete utilizzarla, dovete aspettare che finisca la carica per essere utilizzata. Altra differenza, vi dico anche questo subito, che mentre qui abbiamo il LED che ci dà i 3 step di carica restante della batteria, sulla Vinci Q avremo il LED sul tasto che assumerà 2 colorazioni, o verde o rosso. Questo sta a indicare che nel caso della Vinci Q, nel momento in cui arrivate al rosso dovete ricaricare, perché avete veramente poca autonomia, farete un paio di tiri e tenderà a scaricarsi. Invece su questa, anche sul blu, potete continuare a svapare. È anche vero che non abbiamo un'erogazione costante, non abbiamo un voltaggio costante, e quindi di conseguenza neanche un wattaggio costante, arriva massimo a 15 watt, quindi con lo scaricarsi la batteria andrà a diminuire anche quella che è l'erogazione. Anche qui su questi prodottini mi sarei aspettato invece un'erogazione costante, così come hanno fatto già altre aziende, a discapito magari della stessa autonomia, che poteva essere compensata con l'inserimento della funzione pass-through. Entrambi i prodottini sono gestiti dal Genechip, e allora andiamo a vedere anche la Vinci Q, la sorella povera, ma poi non tantissimo, perché come avete visto non si discosta tantissimo il prezzo di questa Vinci. Questa arriva solo con una pod, e questa è una grossa pecca, perché io lo dico sempre, il minimo sindacabile per prodottini starter kit entry level come questo è avere minimo 2 pod e 2 coil. Qui arriva solo con una pod da 1.2. qui non possiamo regolare il tiro, vi dico subito che comunque tra le due tutto sommato preferisco questo, perché è fatta in questo materiale plastico, è ben fatta, entrambe sono ben fatte, ma questa mi piace di più perché è più leggera. Riuscite anche a tenerla in bocca, per chi me lo sta chiedendo. Si tiene comodamente anche in bocca, dovete farci un attimo la mano, ma riuscite a tenerla in bocca. E oltre ad avere l'attivazione automatica, ha anche il tasto. Entrambe, ormai WPU da tanto che tira prodotti fuori con attivazione automatica, su entrambe l'attivazione automatica è perfetta, si attiva veramente bene. Qui in più avete la possibilità di andare a utilizzare il tasto. Con la pod da 1.2 ohm potete spaziare un po' con tutti i liquidi, quindi ci vanno bene i vostri tabaccosi, ci vanno bene cremosi, ci vanno bene i fruttati. Io qua ho il 10.000, che voi lo sapete, io non amo particolarmente i tabaccosi, sono più per i tabaccosi aromatizzati. E qui con questa da 1.2 ci stanno benissimo. Una cosa importante, non potete regolare il tiro, ve lo ripeto ancora una volta, ma vi dà la possibilità nel momento in cui lo state utilizzando di andare a tappare uno dei due fori laterali e riuscire ad avere un tiro un po' più ristretto. Quindi questo è il tiro con entrambi i fori aperti. Si alimenta benissimo. E questo è un tiro con uno dei due fori laterali chiusi. Vedete, è facile, io utilizzo il pollicione, lo vado a chiudere e riesco a rendere il tiro leggermente più ristretto. Anche qui non c'è la funzione pass-through, quindi nel momento in cui la state ricaricando non la potete utilizzare. Ragazzi, questi sono i due prodottini nuovi di casa WPU, Vinci Royal Edition e Vinci Q. Guardo sul tavolo perché rispetto alla Drag 2 le pod sono quelle praticamamente, quindi se già conoscete le pod della Drag 2, queste sono identiche. Su tutto questo tipo di pod, nonostante la WPU abbia fatto un sistema che vada a riprendere quella che è la condensa che si va a formare, su entrambi, su tutto questo tipo di prodotti, nel momento in cui le utilizzate in modo compulsivo, comunque fate un po' più di svapato o comunque a lungo andare, tenderanno a rilasciare, così come vedete sotto, un po' di condensa entrambe, non c'è niente da fare. Faccio vedere anche
questa che utilizza Rina, la Drag 2 Nano, ragazzi, sotto ce n'è qui e ce n'è anche qui. Ma come dice la WPU e come dico sempre io nei video, di volta in volta andate ad asciugare e non vi creerà problemi. Qualora, questa è una cosa che mi piace dire in ogni video in cui ci sono prodottini con tiro automatico, qualora si dovesse bloccare il tiro automatico a lungo andare, basterà soffiare. Andate ad asciugare il liquido che si è formato all'interno e poi soffierete attraverso la presa Type-C e riuscirete a sbloccarlo. Io in questo caso l'ho fatto con la pod montata, vi consiglio di andarla a togliere, ma vi ho fatto vedere che praticamente tutti questi prodottini ormai, anche la batteria interna, i fori di sfiato non ci sono più perché vanno a sfruttare la stessa presa Type-C. Quindi qualora la batteria dovesse avere dei problemi, andrà a sfiatare dalla presa Type-C. Ragazzi, questo era un po' tutto per questi due prodottini di casa WPU. Vinci Royal Edition, che è questa qui, e Vinci Q. Mi preparo per fare la foto di copertina, sicuramente sarà questa. Non vi resta che lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirci sui vari social. Ah, prima, mi stavo dimenticando una cosa importante, me lo chiedete spesso, l'hit di questo prodotto com'è? Ormai le coil prefatte hanno raggiunto, oltre a una buona soddisfazione dal punto di vista aromatico, anche una buona soddisfazione dal punto di vista dell'hit. Io come sempre vi consiglio, a seconda della quantità di nicotina che utilizzate, provate a utilizzare il vostro liquido classico o la vostra quantità di nicotina. Se non vi trovate bene, avete necessità di un po' più di nicotina, siete sempre in tempo ad aggiungere. Ma come sempre vi consiglio di interfacciarvi col vostro negoziante di fiducia. Ma come dico sempre, invece io che sono tato di questo piccolo canale del mondo dello svapo, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, ci vediamo al prossimo video. Io continuo a utilizzare il mio liquidino limonoso e mi diverto un botto.